dischi, sia i limiti di questo strumento molto interessante, questo dico in generale, sia a livello, cioè lo sbocco della democrazia reticolare, è una cazzata mostruosa che anche il nostro amico Grillo prima o poi dovrebbe smetterla, quando negli spettacoli sul blog dice che i partiti non servono più a niente e i giornalisti non servono più a niente in nome della panacea universale che sarebbe la rete. Questo lo dice sostanzialmente, no? Cioè, gli spettacoli, questa è di una stupidità e di una pericolosità diseducativa verso i giovani che non hanno strumenti selettivi, no? Di interpretazione, veramente preoccupante. Perché un conto è dire che questi partiti fanno ribrezzo, e io lo dico tutti i giorni, mi piglio le denunce per dirlo come voi, e un conto è dire che la funzione dei partiti è superata. Tu puoi dirlo, ma mi devi dire qual è l'alternativa alla forma del partito, che è uno strumento di mediazione e di rappresentanza. E quale sono le liste civiche comunali? Si parla di liste civiche comunali, però intende puntare sempre alla sorta di democrazia diretta. Ma chi dici le procedure della democrazia diretta quali sono? Le procedure? Non delle regole, è chiaro. Allora vuoi fare un post nel blog oppure lì, tutta la direzione. Il concetto è quello là di base, è quello lì, secondo me sono d'accordo. Internet ha un grandissimo potenziale, è vero, dici, la mole di informazioni, anche a volte contrastanti, può diventare soccombenti, può far soccombere, però ecco, incentiva anche voi l'autoanalisi, l'auto... Cioè il fatto è che è attiva, non è passiva. Cioè io se ti conosco di conferenza, ma io ho premesso che è uno strumento meraviglioso, ho detto, stiamo tutti in guardia, sia dai limiti, sia dai rischi, e soprattutto la demagogia, ma adesso Grillo non è un problema oggi, è chi magari potrebbe far nascere delle situazioni molto più gravi e dannose di Grillo attraverso dei meccanismi peculiari dello strumento, cioè l'assertività, l'apparente personalizzazione che uno nella sua cameretta pensa di avere il mondo in mano, poi magari fa dei percorsi già condizionati ma non lo sa, si sente più libero dello spettatore televisivo, no? E soprattutto come dire, un meccanismo per il quale chi non ha già strumenti in sé di cultura, di analisi, di capacità di discernimento che derivano dai libri, dalla scuola e dalla famiglia, cioè dall'ambiente culturale, rischia di credere che l'ultima bufala che ha letto sia vera, no? E crea un risentimento su quella che lo porta fuori strada a vita. Capisci qual è il rischio di questo strumento? È enorme. Io ripeto, dalle lettere che mi arrivano 10, 20, 30 email al giorno di persone che non conosco, mi sottopongono questioni che magari basterebbe andare due pagine prima del blog per sapere che non c'è parlato. Quindi l'ultima cazzata, no, loro ne fanno un punto, una due, mi sottopongo delle questioni che anche un bambino di 4 anni, se avesse frequentato un anno di asilo, le capirebbe. Tipo? Faccio l'esempio così per capire, voglio insomma capire l'esempio. Che ne so, se secondo me è giusto sbagli, che ne so, no, le sciacchine che già sono problemi da sciuri, no, che ne so, uno che mi chiede perché non mi sono mai occupato dei progetti in Parlamento, dici, ma cazzo, ma porca puttana, ma con chi pensi di avere a che fare? Ha senso, quindi. No, io pensavo argomenti stupidi secondo te, ovviamente. Non nel senso che magari, ecco, dici, perché non sei mai andato dal Gabbi a dire cose fai? No, cavolo, guarda il video e l'ho fatto, per dire. No, cosa che... Io intendevo cioè, magari non mi viene l'esempio, perché potrei fare l'esempio che scrivo, cioè non è una questione di minore o maggiore rilevanza di alcuni temi, non è questo. È che mi accorgo da tre righe che l'utenza internetiana, soprattutto quelli gli appassionati dell'informazione e della politica, che credono di poterla dominare, controllare e capire tramite esclusivamente internet, cioè che non leggono libri e giornali, no? E che sono nati in un'epoca post ideologica, post manipolita e post politica, no? Hanno una confusione in testa oceanica. E quello sicuramente non è il nuovo, lo dico io che adoro internet come strumento di relazioni, di conoscenza e di espressione. Quindi il mio invito semplicemente è a non credere che la rete sia la panacea, sia il nuovo che avanza, sia il progresso. No,
l'umanità. Non è vero. Se lo usiamo bene possiamo fare un passettino in avanti. Se lo usiamo male è peggio della televisione, paradossalmente. Non è che dico sia vero questo che dico. Riflettiamoci. Sì, sì, sì. Voi togliermi una curiosità personale, per cosa volevo sapere? Qual era, cosa tu sapevi sull'emergenza rifiuti a Napoli prima di venire qui? E quando è che ti è scattato in mente? Hai detto, no, basta, domani si scende a Napoli, devo andare a vedere che succede. Quando è, perché? Hai detto, vabbè, domani ci vado, e perché non l'hai pensato prima? Oppure cosa fai adesso di più di quando sei prima? Se mi puoi, se siamo dire stati... Qual era la tua informazione prima però di venire qua? Cosa ti era arrivato a te? Ma allora, perché il motivo per cui sono qui, oltre alla curiosità, è occasionale, che ho degli amici che mi hanno detto, guarda, perché non vieni, è stato un motivo occasionale. Sarei già venuto prima se il motivo occasionale fosse capitato un'altra volta. In questo caso hai preso due piccioni con una fava. Esatto, certo, quest'ultima emergenza è particolarmente grave, anche a 1000 chilometri di distanza, uno lo recepisce dai giornali. Cosa avevi ricevuto tu? La riflessione generale è che questo triangolo perverso di mala politica, di sistema caporristico, di mala informazione, nel corso dei decenni ha generato questi frutti avvelenati, no? Che c'è un sistema, la riflessione sua come analisi mi sembra quella più avanzata e quella più aderente alla realtà. Cioè che non è colpa di singoli dirigenti politici o solo della criminalità organizzata. E sicuramente non credo che sia, come dire, antropologico il problema, cioè che ci sia una regione italiana o una cittadinanza così poco evoluta da non poter a priori culturale, però sì, non locale, però culturale, discorso culturale di fondo c'è. Certo, io non salvo i cittadini, non l'ho mai salvati per qualsiasi problema italiano, io non ho mai salvato, cioè non li vedo come vittime del potere perverso, perché il potere poi rappresenta anche in certo modo di essere. Stiamo occupando 1000 tavoli però. Vieni, è stato un piacere. Ciao ragazzi, ci vediamo in Parlamento. Ci vediamo qua al bar.